vita mia, tanti, bambina mia, è una mancanza di risguardo, la mia grande pazienza, ma il padre merita una figlia senza riguardo. Il mondo intero ti ammira, ma io ti vergogno che suore la schizofrenia di mia figlia. Il suo signor padre già da 2 ore si trova all'opera, lei conosce il suo nervosismo, non si lascia tranquillizzare, almeno raccontato della mia attività, ammiro l'attenzione di suo padre. Vedete, è arrivata, è qui, anche se all'ultimo momento. Sempre all'ultimo momento. Questo è mancanza di riguardo. L'ouverture è sempre la stessa cosa. Lei non considera mai, lei dimentica sempre la bravura della signora Largo. Tutto si svolge con la massima rapidità, un'operazione veloce con i costumi. Questo è mancanza di riguardo. Prima far studiare la propria figlia nelle condizioni più difficili, poi diventare nelle più terribili circostanze ininterrottamente testimoni della sua mancanza di riguardo. Non deve parlare così, egregio signore. Sua figlia è la più disciplinata di tutte. Se sapesse quale terribile sciatteria regna in questo teatro, e non solo in questo teatro, è un miracolo che sua figlia possa davvero entrare in scena in queste circostanze terrificanti, in questo manicomio. E il fatto che si sia imposta lo deve al suo prolungato soggiorno all'estero. Ora che è famosa, lei qui può imposta. Se non fosse partita per l'estero, lei qui non sarebbe quello che oggi è. Se fosse rimasta qui, sarebbe affogata negli intrighi. I suoi colleghi l'avrebbero calpestata, da tanto tempo avrebbe rinunciato. Ora al massimo null'altro sarebbe se non un operettista. Oppure si sarebbe degradata ad essere l'amante del sovrintendente, con spietatezza, proprio verso se stessa. È diventata la più famosa delle cantanti di coloratura che oggigiorno si esibiscono. Pensi solo quanto le è costato superare quell'incredibile nervosismo che solo 5-6 anni fa l'aveva ancora ostacolata per far valere quella maestria ormai raggiunta dalla sua arte. Ora soffre naturalmente chi le sta vicino per quello che ella oggi è. Ma è stato che lo sta vicino, egregio signore, le conviene ammetterlo, a farla diventare tale quale oggi è. Chi le sta vicino ha desiderato solo questo. Lei ha una figlia che canta le colorature più famose. Se questo non le basta, lei deve disperarsi, di conseguenza dovrebbe uccidersi. Ciò che accade qui presso sua figlia è senza dubbio squallido e artificioso, ma l'ambiente teatrale deve rassegnarsi a questo. Abbiamo a che fare con un teatro sorprendente, con un freddo glaciale, egregio signore, e non con una commedia elementare e divertente. È per tutto chiaro che l'ambiente che circonda tale fenomeno, a maggior ragione se si tratta di un soprano di coloratura di simile fama, è condannato a immobilità e a irrilevanza. Naturalmente spaventa quella mancanza di iniziativa. Fatto sta che sua figlia è cambiata. Il suo modo di parlare è diverso, i suoi movimenti sono diversi, ma la medicina in questo non c'entra. Come del resto la medicina non ha mai a che fare con l'uomo. Capisce tale errore, egregio signore? Visto che la medicina non può avere a che fare con l'uomo, tale errore non viene inteso, incontrando così naturalmente un totale rifiuto. L'uomo non è interessante per la medicina. Si tratta di una scienza che si occupa degli organi e non di una scienza che si occupa degli uomini. Il tessuto è la cosa più interessante per la medicina, non cose che si trovano sotto oppure dietro di esso in qualunque altro luogo. I bisturi non sono affatto filosofici. La voce di sua figlia, tuttavia, non è cambiata. L'orecchio pubblico non ha percepito tale cambiamento. L'opinione pubblica pensa che quel momento sia arrivato, quando in realtà tale momento è già passato. L'opinione pubblica non ha per nulla orecchio per i cambiamenti. Ma sono sicuro che lei vede quello che vedo io. Cioè che la natura di sua figlia sta subendo un processo che la cambierà profondamente, che l'ha cambiata profondamente. Il suo sbaglio è che tutto ciò che lei considera lo guarda come qualcosa che non cambia. Questo è l'errore più elementare. Sì, dico a mia figlia che ho camminato senza pace per 3 ore. Non si crede. Tra lei e sua figlia e il Regio Signore non c'è null'altro che diffidenza, causa di parecchie malattie, il Regio Signore. Che sono andato senza fasce per tutte quelle strade, passando davanti a centinaia e migliaia di persone. Conosco tuttavia quelle strade. Da bambino sono andato per tutte quelle strade, anche se oggi tutto è completamente diverso. La struttura delle strade è rimasta tale e quale? Sì, la struttura è rimasta tale quale. Strade che si prendono da bambini, che si prendono spesso nell'infanzia, egregio Signore, che si prendono per un certo periodo di tempo, egregio Signore. Tali strade sono facili da attraversare anche per un cieco. Se lei mi benda gli occhi saprei attraversare facilmente tutta la città, arriverei persino alla mia casa paterna, egregio Signore, non troverei nessuna difficoltà. Ella naturalmente non mi crede. Quando le parlo non mi ha mai creduto. Sua madre e lei, caro dottore, altro non sono state se non una congiura contro di me. Affrontare alle due era impensabile, per questo fin dall'inizio la mia posizione si era indebolita. Dopo la morte di mia moglie, di sua madre, credevo che lo stato delle cose potesse migliorare, ma non ci fu nessun miglioramento. Al contrario, si è verificato un peggioramento della situazione. Tutte le sue azioni sono contro di me. Il Padre conta le assurdità e le bugie e le mostruosità della madre di lei, che ha un senso del tempo così marcato con lei, egregio Signore, e chi prende tutto così sul serio soffre naturalmente per ogni respiro. Questa è un'inclinazione, egregio Signore, della natura, in questo si rende davvero insopportabile. Senza dubbio bisogna compatire uomini come lei. La ricompensa è sempre il prezzo che io per tutto il giorno e della notte, come sta, mi metta a bere alle sue ragioni. È chiaro che alla fin fine si perdono le staffe, per il mondo esterno è una commedia, ciò che in realtà è una tragedia, egregio Signore. 2 bottiglie in un giorno. Se si tolgono a lei le 2 bottiglie, lei va a rovina miseramente. È ormai la mia... Ci si rifugia in un'attività assurda, magari solo mettersi a bere da un certo momento in poi, oppure camminare su e giù, oppure passare tutto il tempo facendo solo le carte, leggendo le proprie mani, egregio Signore, oppure scrivendo delle lettere, oppure dedicandosi a delle letture pazzesche. Ma poi, ogni volta, quando ci si sveglia, si inghiottisce un farmaco per riprendere il sonno e così per lunghi anni. Per lunghi anni, egregio Signore, visto che le condizioni esistenziali più pazze che si vivono durano un'eternità. Una volta crediamo che sia la letteratura, una volta crediamo che sia la musica, una volta crediamo che sia la compagnia di altre persone a sollevarci, ma non esiste un rimedio. Dato che tutto questo è già da molto tempo ormai non faccio null'altro che vedere la tratta più economica. Il contenuto della bottiglia mi lascia indifferente. Dall'altro lato la dipsomania è un mezzo d'arte. Tra due frasi sua figlia si autoimpone una riflessione, questa è un'unità davvero notevole, la quale esercita su di me, egregio Signore, un fascino incredibile. Non voglio che la corona mi travagli in testa. I disturbi che lei ha sono del tutto immaginati. Lei è la persona più sana, tuttavia, tuttavia. Lei si vergogna di essere sana. Per lei è un'impudenza. Poi, quando si passeggia per il tempo con lei, è taciturna e questo è sorprendente. La sua parola preferita è la parola aria, quando spesso usa la parola cambioscena, anche la parola compiaciuto, le parole circostanza e stato dell'essere vengono pronunciate ad ogni momento quando dice qualcosa. Sembra inoltre che non si fidi della propria lingua nativa, usa solo tante parole inglesi e francesi. Oggi canterà la Regina della Notte per la 222ª volta. Ho prenotato un tavolo al ristorante Terrazze. Il costone è stato spazzolato, la corona è stata avvicinata. L'assistente alla regia si scusa per il suo linguaggio e il costume. Ho detto, il ricevimento presso il ristorante. Sì. Dobbiamo disdire tutto. Da oggi in poi disdire tutto. Capisce? In futuro disdiremo tutto. Vero, dottore? In futuro disdiremo tutto. Prima abbiamo partecipato. regioni più belle del mondo. E il gran segreto odiato, il punto vero dei nostri tormentatori. Entriamo, sentiamo il gusto di ciò che conosciamo. È nella natura delle cose, lei ha ragione, dottore, è sempre nella natura delle cose. Fino a quando tirerò fuori le colorature, calcherò le scene. Senza dubbio le colorature più famose. Il suo signor padre per 3 ore e pensi senza fasce è andato a spasso in città. Non creda a una delle sue parole. Ciò che dice sono solo bugie. C'è, senza fasce, basta. C'è, lo urla, lo calpesta. Il suo signor padre è del tutto attendibile. Attendibile? Attendibile? Sì, lo so. Come sempre, lei non verrà con me a Parigi. Sono esaurita, davvero, sono esaurita. Mio padre è alcolizzato e io sono... Andiamo a Parigi senza più. Dico, pensi che bello, con un tale viaggio lei si rigenererebbe completamente. E lui? Secondo il mio parere. Non è possibile che io lo lasci solo. Lei, il penso che lui non si fa ridurre alla ragione. Lui rifiuta dare ascolto a ciò che gli viene detto. Ora sono 2 bottiglie. 6 mesi, saranno 3. Non ho bisogno di un viaggio, dottore. Ho bisogno di contrario. Dottore. Un bel giorno aspetterò in vano. Queste continue affermazioni è naturale. Lui sta invecchiando. Invecchiando. Tutto qui. Più rosso sulle cose, più rosso dall'altro lato, no, faccia le cose bianche, completamente bianche, le renda bianche, bianche, bianche da sempre, naturalmente, bianche, bianche, naturalmente, alla regina della notte le dice il bianco, intenso. Ha proprio ragione, un bianco davvero intenso. Lei è così taciturno, dottore. Ripassiamo alla discussione. Chieda pure. Ero alle distinzioni secondo Sidu, capisce? Tipus respiratorius, tipus digestorius, tipus muscularis, tipus cerebralis. Tipus cerebralis. Tipus muscularis, tipus digestorius. Digestorius, egregio signore, digestorius. Ciò di cui mi occupo trova l'interesse del suo signor padre, è l'ascoltatore più attento che si possa immaginare. Durante la passeggiata di questo pomeriggio desiderava sentire ad ogni costo la spiegazione di come si seziona il cervello. Il mio tempo però era troppo breve, avevo da fare all'istituto. Allora io prometto di dargli qui nel camerino, prima dello spettacolo, una lezione. E visto che dovevamo aspettare a lungo, ho avuto modo di evidenziare parecchi dettagli che finora non avevo evidenziato. Nella mensa dove abbiamo comprato la bottiglia, il suo signor padre ha confessato il suo grande affetto, per non dover usare la parola amore, per lei. È attaccato con tutto il suo essere a sua figlia. Vuole che io le metta già ora, non ancora. La cintura. Dunque ho ripetuto più di una volta al suo signor padre il termine peritonite, visto che per colpa di un repentino forte vociare davanti al camerino probabilmente si è trattato di musicisti. ancestrali. Lui non ha afferrato ciò che stavo dicendo, secondo un'altra classificazione ho continuato, distinguiamo tra il tipo tecnico, il tipo elettrosomico, il tipo atletico e il tipo tecnico. Abbiamo spesso adiposità estremamente fortemente sviluppata, torace tozzo, adiposità eccetera. Una forma estrema del tipo elettrosomico è il tipo asterico, denominato anche adiposito. Esatto, il panicolo adiposo ipodermico, prima di tutto nell'ambito dell'addome, ma anche nella zona delle estremità, è da verificare. In persone con un panicolo adiposo ipodermico estremamente abbondante, presumiamo che queste ultime soffrivano di una malattia alle ghiandole a secrezione interna, per esempio alle pompe, distrofia adiposa genitale, eccetera. Questo continuo viaggiare, questo continuo essere insieme, noi due, deve avere fine. Mio padre è un uomo molto definito, perché io mi sono spiegato, perché non ho potuto resistere a prenderlo con me, perché io fossi consapevole che chi ne avrebbe fatto con gli altri, per la bella e per la strada. Ballo più grande è stato che mi hanno preso con me, in scandalo. È stato lì che avevo l'abitudine di bere dell'acqua. Da quel momento non passa più un giorno che non beva ininterrottamente dalla bottiglia. In generale non serve a nulla togliere la bottiglia a un giovane, togliendogli la possibilità di bere non si può dare aiuto a un giovane. Bene, sapete, ogni volta credo di perdere i miei saperi, persino sotto la corona, una sensazione orribile, davvero, una sensazione orribile. Se il suo signor padre, almeno per qualche settimana, andasse in montagna, lei possiede lì quella bella casa solitaria, del tutto sperduta, con tanta buona aria di montagna. Se il suo signor padre passasse lì il suo tempo, facendo cose semplici, tagliando la legna, raccogliendo le vacche, nulla di intellettuale, in nessun caso dovrebbe occuparsi di libri o meno ancora di filosofia, altrimenti il suo stato di salute peggiorerebbe. Camminare all'aria fresca e rispettare con cura i singoli passi, naturalmente ben consapevole del fatto che lei pensa sempre a lui, comunque si trovi, anche alla distanza più distante. Se arriva la visione, mi mangia, in uno schifo, se qualcuno domanda di me, nessuna informazione. Se si tratta di libri, se vengono consegnate delle lettere, le butta via, senza infastidire. Con queste cose, un doppio autografo, nulla è più odioso per me che dare autografi. In più non abbiamo più il tempo, si procuri del tempo. Infatti il bottone al mio composto invernale. Mi dai premuto, ma non cambia nulla. Come io do premura e non cambia nulla. Se uno può permettersi un tale stato di infelicità, una sciatteria che parte dall'interno verso l'esterno. Lo dica anche lei, dottore. Non è davvero perversità. Cantare lo stesso ruolo più di 200 volte. Correre a precipizio in tutti i teatri d'opera. Spinta dalle colonnature dell'auto magico. È un culmine, assolutamente un culmine, egregio signore. Un culmine. Il genio è una malattia, l'artista esecutivo. Tale sviluppo fu un processo di malattia che l'occhio pubblico segue con la massima attenzione. Una tale voce di coloratura come quella di sua figlia, egregio signore, la massa la osserva come se stesse sotto una fune, in continua paura che possa cadere, come se avessimo a che fare con un essere umano. Tutto è nulla, tranne l'emozione. Una tale voce è una preziosità, egregio Signore, e per nulla una cosa di ogni giorno. Migliaia di voci vengono perfezionate, ma soltanto una sola ammiriamo alla fin fine. Io stesso ho passato una triste infanzia, mentre mia figlia è sempre stata viziata. Ma solo fino al momento in cui è entrata nell'accademia. Ha avuto subito un posto di studio gratuito. Già al primo anno una borsa di studio per il suo grande talento. Il presidente dell'Accademia ha inteso che nel caso di mia figlia si trattava di un vero talento. Dovrebbe essere di immensa soddisfazione la certezza di possedere un meccanismo come figlia, oppure una figlia come meccanismo, famoso e imparagonabile, che incanta il mondo del teatro, egregio Signore. Mia figlia è insolente, priva di qualche apatia. Ma guardi la bellezza di sua figlia, davvero unica. Il suo signor padre non dovrebbe essere così tanto. Lo dice anche il dottore, che la natura può essere cambiata. Dire tutto questo di nuovo, sempre di nuovo. Stessa cosa. Se voi due poteste decidere di separarvi, almeno per un breve periodo, il suo signor padre si separi da lei per favorire la propria salute. Lei si separi dal suo signor padre per favorire la sua arte, perché è un continuo sforzo dei nervi, al momento in cui dobbiamo definirlo inutile, indebolisce la voce. Allora lei all'improvviso non canterebbe più quelle colorature con la sua sorprendente agilità. Metta più piano, molto piano. Il dito deve risultare un dito completamente artificioso, il mio corpo, un corpo artificioso, tutto artificioso. Come ben sa, signora Margo, si tratta di un teatro di marionette. Qui non agiscono uomini, ma marionette. Qui tutto si muove in modo naturale, che poi è la cosa più naturale di questo mondo. Il tempo più intenso, signora Margo, non risparmi sul trucco, non risparmi. Bianco intenso, bianco molto intenso. Intenso e bianco. Questo sottolinea l'artificiosità, ma no, le cuciture le mettono bene, tutto attaccato bene, vero? Interrottamente ho paura che appena si solleva il braccio, il costume si strappa. Che non si tratti nulla, signora Margo. Questo è terribile. Il costume si strappa sotto il braccio e il pubblico scoppia in risata. Che nulla si tratti. All'improvviso, questo movimento. Si è strappato di nuovo. Quando solleva il braccio, appena solleva il braccio. Ma signora Margo! Le dico sempre, uccidemene tutto. Strappa lo stesso, è una disgrazia. Poco prima di entrare in scena il costume si strappa, è sempre lo stesso. Poco prima di entrare in scena si strappa. Questo sì, è assurdo, questo sì, è cattivo. Signora Margo, ripete in continuazione, cuciture solide cuciture, poi solleva il braccio e il costume si strappa immediatamente prima di entrare in scena. È imperdonabile, signora Margo. Non ha un filo speciale, signora Margo. Quante volte dico si procuri un filo speciale, ma adesso il costume viene cucito con un filo del tutto normale e si strappa naturalmente nel punto più delicato. Per questo mia figlia si innervosisce tanto che potrebbe ruinarsi una coloratura. È tutta la rappresentazione in pericolo, signora Margo. Perché non si dice sin dall'inizio il costume in modo tale che non possa strapparsi, che io possa muovermi nel costume come voglio? Si è già strappato 100 volte! Come se questo strapparsi nel costume fosse parte integrante dell'opera. perché devi nervosirsi per questo? È sempre la stessa procedura, dottore. Sollevo il braccio e il costume si strappa. Proprio questo mi fa impazzire. Nessuno comprende il mio nervosismo, ma è proprio questo strapparsi del costume che mi fa impazzire. Nessuno sa cosa devo subire, che non posso fidarmi di chi sta intorno, di tutte poco affidabili, tutti questi teatri d'opera, brulicano di gente poco affidabile. Vi regna soltanto il dilettantismo. Il piacere del male altrui. E il piacere del male altrui, naturalmente. È orribile, dottore. Sì, è orribile. Una catastrofe, signora Vardo! È urgente, sempre si trova troppo, è urgente, non è che si sono venuti in diretta così velocemente, all'improvviso e se non c'è l'intelligenza. Ecco il ritardo, è sempre all'ultimo momento, questo si vuol dire non averti quasi, bambina mia! Sei inoltre hai un padre che non capisce nulla, che segretamente odia ciò che fai. È urgente, signora Marco! I teatri dell'opera di oggi c'è immediatamente un'atmosfera di catastrofe e i teatri generalmente non funzionano in nulla. Presto, signora Marco, le tre damigelle già sono in scena! Le tre damigelle sono già in scena, bambina mia! Ecco, all'ultimo momento! Non è più nulla da stressare. Null'altro che concentrazione, la concentrazione è la cosa più importante. Il maestro ripetitore dovrebbe anticipare la lezione del pomeriggio, poi resta da vedere se... Non si strappa nulla, ora tutto è solido, la signora Marta ha cucito tutto nel modo più solido possibile, non conservata quanto solidamente chiuso le cuciture. Le tre damigelle già sono in palcoscenico. In effetti il serpente è già ucciso. Questa voce femminile è sgradevole, un tenore davvero insopportabile. Un tenore davvero insopportabile e un direttore d'orchestra davvero insopportabile. Non si tratta dell'opera più importante nella storia della lirica. La corona. Non dimenticare la corona. La corona. Naturalmente la corona. La fissa in modo tale che non possa cadere. È già accaduto che una regina della notte ha perso la corona. La mia bella bambina. Si immagini la cosa seguente. Se il palcoscenico che in mezzo alla scena, il greco signore, il costume di Sofia si strappa sotto il braccio, prima sotto il destro, poi sotto il sinistro. Indubbiamente una catastrofe. Questo segnale che provano ritengo una necessità indispensabile. Dover agire nell'ambito di quello che si odia, perché si ha talento, oppure persino genio, il greco signore, oppure perché si è costretti ad agire in questo modo. Per esempio dal proprio padre, è terrificante. il teatro, e specialmente il teatro dell'opera, egregio Signore,